Ciao a tutti, sono Giovanni Tortorici, sono in concorso Orizzonti col mio film 19, sono molto emozionato e contento, non vedo l'ora che ci sia la proiezione e grazie per questo. La vita è un viaje, l'elefante nella Biennale quest'anno è un viaje, la vita è un viaje, il cine è un viaje. ¿Hacia dónde va? No se sabe. Hay que ir viajando, como decían el que iba a Ítaca, hay que viajar para ir hacia Ítaca y si no se llega nunca, está bien. Hay que disfrutar del viaje sin saber bien dónde vas, porque es así. Per me la cosa incredibile del cinema, come lo è incredibile un elefante che cammina sull'acqua, e almeno per noi, perché noi spesso lavoriamo con persone vere e con le storie vere, e è una cosa incredibile per me riuscire a portare queste storie che magari sembrano quotidiane, sembrano normali, no? E sembra della gente veramente comune, è incredibile poi portarli, no? È una forma cinematografica che poi parla non solo a tanta gente, a tutti, però parla in una maniera forte, con impatto. E io questo lo trovo una cosa incredibile, come magari un elefante che cammina sull'acqua. Ma guarda, boh, non lo so, sì, sono due elementi ovviamente contrastanti che però portano un po' a questa idea del sogno. Io parlo da spettatore, io sono uno che va al cinema 3-4 volte a settimana e lo faccio da praticamente quasi poco dopo di che sono nato. E sì, e comunque ti siedi in una stanza, in una sala buia e lì in qualche modo entri in quella dimensione poi del sogno, per cui poi dove tutto è possibile, dove appunto magari anche un elefante che cammina sull'acqua è credibile, ti lascia trasportare e quindi questa è una magia che per quanto mi riguarda spero non finisca mai. I'm not so sure that the cinema itself could make us walk on the water, or maybe not like an elephant walking on water, but what cinema could do is to change you within, and especially documentaries, but all films, they can change you within. And I know that because that's what cinema did to me. So I'm here with a film called One to One, John and Yoko, and it's about John Lennon and Yoko Ono in a very tight period of their lives, 1971 to 1973, and it's about how they came to make this concert, which is the only concert that John Lennon ever gave after he left the Beatles. So it's a kind of amazing historical record. We've got the beautiful concert, which we're showing for the first time, but also we're trying to immerse people in the times politically so that you can see this is what America was like in 1972, and you realize that it's a mirror of today. And I think that's what's so interesting about documentaries, particularly documentaries about music, is that there's always a dialogue with the present. And people still listen to, obviously, John Lennon, the Beatles, but now I think when they see the film, they see it in its context of the time, they're going to understand it in a different way. And I think this is how music is best appreciated, as a dialogue with the past. Hi, Venice Film Festival. I'm Sophie Wilde. I'm here for Baby Girl. And yeah, it's just so exciting to be here. It's such a privilege. And yeah, very excited for tonight, for our premiere. Être en tout cas un éléphant qui marche sur l'eau, c'est peut-être un peu l'ambition qu'il y a lorsqu'on essaye de faire un film. Je pense qu'on aimerait y arriver. Souvent on rentre quand même dans l'eau, mais c'est vrai que c'est une c'est aussi c'est une belle image. Je trouve que c'est une belle image. そうですね。映画というのは物語を伝えると同時に映っている現実をそのまま伝えてしまうメディアだと思っています。ということは、まあいろいろな国にいろんな人々がいて、そこで語られる物語と同時にその国でいるその人たちが暮らしている現実そのものも伝える。ひょっとすると語られている物語と映っている現実は
だいぶ矛盾してるかもしれない、あるいは一致してるかもしれない、いろんなケースがあるんですが、こういう表現というのはなかなか他のものでは達成できないと思います。この物語と現実、そこにはいろんな問題もあるし、まあ、美しさもあるし、こんな問題を世界中が全然違う国の人たちが同じような問題を抱えているんだということも伝わるし、見たこともない風景、見たこともない美しさが伝わることもある。こういう作った人の意図と関係と少し離れたところで全部をいいこと悪いこと全部が伝わってしまうのが映画だと思いますので、映画は今後も絶対なくならないものだと考えています。